Daniele, questa torta è per nonna Lina, tu non la conosci, ma lei è una simpatica nonnina che ha partecipato all'edizione di Le dolci nonne di Renato. Lei è molto energica, molto viva, però adesso in questo momento è un po' così, un po' giù di tono, un po' giù di corda, perché è anche molto nostalgica e vorrebbe venire qua un po' più spesso. E quindi il nipote Claudio vuole farle una sorpresa e vuole regalarle una torta, un po' che ricorda i colori della sua terra, il vino, i fiori, le cose un po' così vivaci. E noi le faremo questa torta con una decorazione classica, con dei beccucci di diversa forma, e andremo poi a metterle una frase per farla sentire a casa. Poi ti spiego anche la frase, quello che sarà, va bene? Certo. La torta che abbiamo preparato è una torta a tre piani, con una farcitura di crema al cioccolato e crema alla nocciola, che alla nostra nonna Lina piace tanto. E la battezzeremo Purple Cake perché ha queste nuance di viola, di glicine. Il nome ci piace, secondo me è indicatissimo. Adesso, Daniele, tu mi dovrai assistere perché io dovrò lavorare con le bocchette e tu devi ruotarmi la torta in modo costante e continuo. Dipende un po' dalla bocchetta, poi ti dirò io mano a mano. Allora, prendiamo la tonalità più scura, questa col beccuccio più grande, e inizio, guarda, io mi siedo perché così sono più comodo, inizio a fare la base. Ruota la torta quando mi fermo col sacco a poche, Va bene. ok? Allora, Daniele, la tonalità un po' più chiara, questa Sì. è esatto, ruota sempre la torta quando io mi fermo. Pure. Questa è una torta con una decorazione alla vecchia maniera, no? Sì. Con le bocchette, come si faceva un tempo. Infatti. Ok, perfetto. Adesso la parte un po' più complicata, Daniele. Dobbiamo realizzare una losanga qui sul lato della torta. E tu dovrai aiutarmi perché dovrai girare la torta in modo costante e preciso. Questo determina proprio la perfezione di questo decoro. Quindi mi raccomando, ho bisogno della tua attenzione. Va bene. Mi siedo. Anzi, ho pure un'idea. Mi prendi uno stuzzicadenti. Giusto per avere una linea di riferimento, se tu giri la torta in modo veloce, veloce, veloce questa volta. Io faccio un segno al contrario, grazie, al contrario. Perfetto, vai, 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 vai. Oppola. Così abbiamo una sorta di linea guida per la nostra losanga. E qui, non lo dico via, parti, vai. Ok, perfetto. Mi passi quella bianca. Tieni ferma la torta. Io vado a fare un decoro su questo piano. Gira pure. E mi ricordo che è venuta a trovarci tua nonna qualche tempo fa qui da noi. Sì, Come sta? sta bene, grazie. Va in campagna, sì. Sì. È Come nonna Lina. sempre andata in realtà, abitando anche in campagna, giustamente. Ok, perfetto. Adesso facciamo un festone su questo lato. Mi ferma la torta. Ok, gira pure. Qui uno si può sbizzarrire a fare quello che vuole, no? Con le punte Sì. così. Ogni decoro diventa davvero un fatto solo di fantasia. Solo combinare colori e forme. Allora, sovrapponiamo un altro colore con la stessa punta, quella, perché mi piace creare un doppio festone. Senti, ma il dolce preferito di tua nonna? La pastiera. La pastiera. Sì. Tu gliela prepari? Sì, certo. Sì? Quindi la passione per la cucina, la pasticceria, chi te l'ha trasmessa? Lei? Sì, proprio lei. Tu le stavi vicino quando Sì, da cucinava? piccolo, Oh, la sì. Soprattutto. domenica? Allora il pranzo, quello è importante. Pranzo domenicale, sì. Ferma. Ok, che te ne pare, Daniele? Bella, molto. Eh?
Sì. Dobbiamo comunque terminarla. Manca qualcosa, no? Direi forse qualche fiorellino. Qualche fiorellino, ci sta sempre bene, qualche fiorellino qua e là. Ce lo mettiamo così la completiamo. Guarda, bastano delle bocchette diverse, un po' di fantasia, la giusta combinazione di colori e guarda che bel risultato. Adesso tocca a te mettere i fiori. Va bene. Metti dove preferisci, io ti consiglio di metterli nei punti di giunzione delle varie ghirlande e festoni, ok? Bene. Ok, passami quelli bianchi che li metto io, dai. Sì. Ti do una mano. Festone, ghirlande, fiori, nonna Lina sarà, secondo me, contentissima. Dobbiamo solo pensare a una dedica per lei, deve essere una dedica davvero speciale. Sì. Stiamo componendo la nostra dedica per nonna Lina. Daniele, mi fai per cortesia una Q e una A. Una Q di quadro e una A. Va bene. Sembra quei giochini che facciamo da bambini con le letterine a comporre le frasi. Sì, me lo ricordo. Sì. Renato, mi chiedevo che frase avevi pensato per la dedica a nonna Lina. Te lo dico a telecamere spente perché deve essere una sorpresa. Una sorpresa per tutti. Eccoci qua. Nonna, sei pronta per la sorpresa? Qua è la tua sorpresa, qui dentro. Sei pronta? Sì. Sei curiosa o no? Sì. Sì. Uno. Due e tre. E tre. Che bella torta! Questa è per te, ma qui c'è una scritta, una dedica speciale per te, nonna. Questa è casa tua. Che significa, nonna? Una torta per che me. Puoi venire qua quando vuoi, tu con le tue amiche, quando ti senti sola, quando vuoi stare in compagnia. Un bacio, grazie. Eppure Renato, un grande pasticciere, Renato, grazie. Ti piace? Sorpresa davvero. Quindi possiamo dire, Claudio, che la nostra dolce missione è riuscita. Renato, ho 80 anni oltre, però mai una sorpresa come me l'ha fatta mio nipote. Di nuovo, grazie. È un tesoro. Renato, grazie. Grazie. Un bacio pure a te.